Allora, questa è la Domus Ecclesiae realizzata da un alunno, da un mio alunno della classe quinta. Adesso ci farà vedere con Minecraft cosa ha costruito. Dunque, questa è la porta d'ingresso dove si accede alla sala del battesimo, dove il mio alunno ha messo la vasca del battesimo, il fonte battesimale. Allora si entra dal fonte battesimale attraverso degli scalini che vanno verso il basso. Poi ci si battezzava, ci si faceva battezzare e si usciva con degli scalini che arrivavano verso l'alto e si arrivava verso la luce di Gesù. Lui infatti ha messo un blocco giallo per rappresentare la nuova vita da cristiano. Successivamente, attraverso questa porta, si accedeva alla sala dell'Eucaristia, dove i primi cristiani celebravano in ricordo di Gesù l'Eucaristia. In seguito, attraverso questa porta, si passava alla sala della lettura del testo sacro, la Bibbia. Qui lui ha voluto mettere appunto alcuni volumi per rappresentare la sala della lettura della Bibbia. Attraverso questa porta poi si passava invece alla sala dell'Eucaristia, dove i primi cristiani eseguivano i gesti che Gesù fece appunto nell'ultima cena. Il mio alunno poi ha voluto mettere un altro luogo nel quale i primi cristiani mangiavano e consumavano i pasti. Quindi questa è praticamente la tavolata che ricorda un po' l'ultima cena, quindi il cenacolo. Esternamente. Esternamente la Domus Ecclesiae è così. Una veduta della Domus Ecclesiae da un'altra prospettiva.